La scena della folla presa dal panico in Piazza San Carlo a Torino, con drammatiche conseguenze, è emblematica della nostra situazione. La psicosi da attentato terroristico, diffusa ad arte dall'apparato politico-mediatico in base a un fenomeno reale, di cui si nascondono però le vere cause e finalità, ha fatto scattare in modo caotico l'istinto primordiale di sopravvivenza. Esso viene invece addormentato col blackout politico-mediatico quando dovrebbe scattare in modo razionale di fronte a ciò che mette in pericolo la sopravvivenza dell'intera umanità: la corsa agli armamenti nucleari. Di conseguenza, la stragrande maggioranza degli italiani ignora che sta per svolgersi alle Nazioni Unite, dal 15 giugno al 7 luglio, la seconda fase dei negoziati per un trattato che proibisca le armi nucleari. La bozza della Convenzione sulle armi nucleari, redatta dopo la prima fase negoziale in marzo, stabilisce che ciascuno Stato parte si impegna a non produrre né possedere armi nucleari, né a trasferirle o riceverle direttamente o indirettamente. L'apertura dei negoziati è stata decisa da una risoluzione dell'Assemblea Generale, votata nel dicembre 2016 da 113 paesi, con 35 contrari e 13 astenuti. Gli Stati Uniti e le altre due potenze nucleari della NATO, Francia e Gran Bretagna, gli altri paesi dell'Alleanza e i suoi principali partner, Israele, unica potenza nucleare in Medio Oriente, Giappone, Australia, Ucraina, hanno votato contro. Hanno così espresso parere contrario anche le altre potenze nucleari: Russia e Cina, astenutasi, India, Pakistan e Nord Corea. Tra i paesi che hanno votato contro sulla scia degli Stati Uniti c'è l'Italia. Il governo Gentiloni ha dichiarato il 2 febbraio che la convocazione di una conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari costituisce un elemento fortemente divisivo che rischia di compromettere i nostri sforzi a favore del disarmo nucleare. L'Italia, sostiene il governo, sta seguendo un percorso graduale, realistico e concreto, in grado di condurre a un processo di disarmo nucleare irreversibile, trasparente e verificabile, basato sulla piena applicazione del Trattato di non proliferazione, pilastro del disarmo. In che modo l'Italia applica il Trattato di non proliferazione ratificato nel 1975 lo dimostrano i fatti. Nonostante che esso impegni gli stati militarmente non nucleari a non ricevere da chi che sia armi nucleari, né il controllo su tali armi direttamente o indirettamente, l'Italia ha messo a disposizione degli Stati Uniti il proprio territorio per l'installazione di armi nucleari, almeno 50 bombe B-61 ad Aviano e 20 a Gedi Torre, al cui uso vengono addestrati anche piloti italiani. Dal 2020 sarà schierata in Italia la B-61-12, una nuova arma da first strike nucleare, con la capacità di penetrare nel terreno per distruggere i bunker dei centri di comando.
Una volta iniziato nel 2020, ma no, non è escluso anche prima, lo schieramento in Europa della B6112, l'Italia, formalmente paese non nucleare, verrà trasformata in prima linea di un ancora più pericoloso confronto nucleare tra USA, NATO e Russia. Che fare? Si deve imporre che l'Italia contribuisca al varo del Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari e lo sottoscriva. E allo stesso tempo pretendere che gli Stati Uniti, in base al vigente Trattato di non proliferazione, rimuovano qualsiasi arma nucleare dal nostro territorio e rinuncino a installarvi le nuove bombe B6112. Per quasi tutto il cosiddetto mondo politico l'argomento è tabù. Se manca la coscienza politica, non resta che ricorrere all'istinto primordiale di sopravvivenza.